Feci questa riflessione che sicuramente con Emiliano ci sono maggiori ragioni di dialogo perché, come dire, è un uomo che ha amministrato realtà del Mezzogiorno e che ha sempre anche avuto parole di grande apprezzamento per noi e per la città di Napoli, e quindi chiaramente è più facile avere un dialogo. Ma poi vediamo chi sarà il segretario del Partito Democratico. Finora le politiche del Partito Democratico sono state molto molto distanti dal modo di fare politica nostro e della città di Napoli. Anche il nostro movimento è alternativo al Partito Democratico, quindi questa è una partita tutta interna al PD, diciamo, è pure un teatrino un po' che abbiamo vissuto in questi giorni, ed è francamente, lo dico senza supponenza, non è nemmeno tanto affascinante. Quindi vediamo se Emiliano avrà la capacità insieme ad altri di cambiare gli equilibri interni a un partito che è molto personale e molto verticistico, oppure sono solo dei riposizionamenti interni al partito. Allora in quel caso forse sarebbe stato più auspicabile un segno di maggiore coraggio e quindi di rottura all'interno di un partito che di sinistra non ha più niente ormai.